Alessandra Celentano si è lasciata andare, in un'intervista, ad una personale confessione sulla fine del suo matrimonio con l'ex marito. Alessandra Celentano è oggi un amatissimo personaggio della televisione italiana. Dopo aver a lungo lavorato sui maggiori palchi come ballerina, è arrivata nella Scuola di Amici. Da più di 15 anni riveste il ruolo di maestra di danza classica ed è considerata, tra gli insegnanti dietro al bancone, tra i più severi. Non a caso, il suo giudizio sugli allievi spesso accende in studio una forte polemica. Di recente, è stata protagonista di un'intervista a Verissimo, dove ha avuto modo di raccontarsi. Non è la prima volta che arriva ospite nel programma di Silvia Toffanin, soprattutto per la sua presenza ad Amici. Nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza nel talent e del suo rapporto con gli altri professori e con i ragazzi. Si è poi soffermata su particolari più intimi della sua vita, parlando non solo dei suoi genitori ma anche della fine del suo matrimonio con l'ex marito. Amici, chi è l'ex marito di Alessandra Celentano? Cosa ha raccontato la maestra sul matrimonio? Alessandra Celentano è stata ospite, in collegamento da Amici, di una delle scorse puntate di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin ha avuto modo di parlare non solo del suo lavoro ma anche della sua vita privata. In particolare, ha soffermato l'attenzione sul suo matrimonio finito con Angelo Trementozzi. I due sono convolati a nozze nel 2007 e si sono lasciati definitivamente dopo circa 6 anni insieme. Ha raccontato che la separazione è stata un grande dolore. Se mi è dispiaciuta che è finita con il mio ex marito? Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due. Poi la vita va avanti ed è giusto così. La maestra ha spiegato che nel corso della loro storia hanno vissuto una serie di cose che si sono messe contro e che hanno quindi portato alla fine del loro matrimonio. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro e che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore. La Celentano ha confidato che bisogna comunque saper trovare l'aspetto positivo nelle cose e che nonostante sia difficile, lei cerca di fare un lavoro su se stessa. Ha anche parlato del supporto dei suoi genitori, ed è tornata indietro negli anni, quando ai tempi si scontrò con la realtà. Ho fatto delle audizioni dove c'erano delle regole nelle quali non rientravo. Mio padre voleva che proseguissi, mentre mia madre si era tirata indietro. La maestra ha poi smesso di ballare ed ha iniziato ad insegnare intorno ai 30 anni.